Oggi ho pensato a lungo all'arte del contadino. Cosa fa un contadino? Prende il seme e lo getta nel terreno, con la speranza che quel seme produca dei frutti buoni, ma anche con un piccolo timore che invece quel seme per qualche motivo non possa germogliare. Però ci mette tutto l'amore, tutta la cura, tutta la pazienza. Ecco, pensavo a questo, tutti noi, nel nostro mondo, nella nostra missione personale, in ciò che quotidianamente facciamo, siamo chiamati ad essere piccoli contadini che seminano il bene, con la certezza, la speranza che quel bene non per nostro merito, non per le nostre capacità, ma per la forza che ha dentro di sé. E per noi che crediamo, quella forza e la forza che viene dalla grazia di Dio produce frutti buoni. Tu semina il bene, lascia fare al datore della vita tutto il resto. Mettici amore, mettici pazienza, mettici tempo. Prenditi cura. Quando tu ti prendi cura, qualcosa di bello nasce. Ecco, questo ho vissuto in questi 2 giorni, che non ci hanno visto in compagnia nei buongiorno e nella buonanotte, per diversi motivi, per impegni personali, ma questo ho toccato con mano grazie all'amore di migliaia di persone, all'amore di questa grande famiglia che con il tempo si è venuta a formare, grazie all'amore di persone che in questi giorni ho avuto la grazia e la gioia di avere al mio fianco, di poter parlare, chiacchierare, di poter condividere momenti di grazia, di bello, di bene. Ed è per questo, con questi sentimenti, questa sera voglio benedirvi con un carico d'amore davvero grande e voglio pregare Gesù e Maria perché possano scendere questa sera, in questo momento, nel vostro cuore e colmarvi della loro pace e della benedizione celeste. Però insieme, prima di darci la buonanotte, segniamoci con il segno della croce, preghiamo, domandiamo aiuto al Signore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Accogliete la santa benedizione. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Vi abbraccio con amore fraterno e paterno, vi auguro una buona e santa notte a voi, ai vostri cari, ai bambini, agli ammalati, agli anziani, a tutti, insomma, e ci ritroviamo domani. Buon fine settimana.